Proseguiamo questa settimana nell'esplorazione di sei atteggiamenti mentali che possono fare la differenza se li applichiamo quotidianamente in modo persistente in ogni settore, e starà in voi, naturalmente non vi voglio condizionare rispetto ai settori in cui potete applicare questi sei atteggiamenti mentali. Ieri abbiamo visto il primo, la mentalità di crescita, oggi vediamo un secondo molto interessante atteggiamento mentale. Vorrei soltanto puntualizzare questa cosa, mi stavo dimenticando, ma è molto importante. Come noterete, questa settimana lavoriamo sugli atteggiamenti consci, cioè su una prospettiva di una applicazione della nostra mente in modo conscio, consapevole. Quindi sono atteggiamenti che riguardano la nostra intenzione nella nostra realtà, diciamo, di veglia, riguardano una intenzione quotidiana, uno stile di vita. Riguardano proprio l'acquisizione di un carattere, di uno stile di vita che ha a che fare con il nostro atteggiamento verso il mondo. In prima battuta, questa settimana lavoriamo proprio sul nostro atteggiamento rispetto al mondo, che diventa naturalmente anche un atteggiamento verso noi stessi. E quindi, come vi dicevo, una serie di suggerimenti molto larghi, una serie di suggerimenti che potete anche condividere serenamente con le persone che magari sono un po' scettiche rispetto alla crescita personale, che dicono: no, ma quelle robe lì hanno poi sempre delle implicazioni un po' esoteriche, un po' strane, siete un po' tipi strani. Ecco, anche alle persone non strane come noi, questi atteggiamenti sono perfettamente conformi, possono essere perfettamente conformi. È anche un ottimo perciò punto di partenza per una navigazione nella crescita personale che non implichi necessariamente un percorso di trasformazione conscio, subconscio, di trasformazione radicale, veramente alla portata di tutti. E oggi vediamo appunto questo secondo atteggiamento mentale che trovo molto intelligente. È noto come ottimismo realistico. Perché molto intelligente lo trovo? Perché è molto realistico, nel senso che si pone nel giusto mezzo, nel punto di equilibrio tra l'eccessivo pessimismo che oggi la nostra società è sempre più incline ad assumere come atteggiamento dominante e anche l'eccessiva fantasia, l'eccessiva illusione, il vivere eccessivamente nei sogni, che è un rischio a volte che certe discipline di crescita personale, o perlomeno, anzi meglio, certe applicazioni di discipline di crescita personale può tendere a portarci verso appunto un'idea eccessivamente illusoria della nostra realtà stessa. Con questo non significa che non possiamo realizzare i nostri sogni. Avete ben compreso qual è l'approccio ben diverso questa settimana. Comunque, anche nel momento in cui noi sviluppiamo i più grandi sogni, mantenere un atteggiamento realistico e di ottimismo però realistico, e questo è il punto trasformativo, cioè è il punto di crescita, un atteggiamento mentale costruttivo, perché mantenendosi nell'equilibrio tra l'eccessivo pessimismo e l'eccessivo idealismo, diciamo così, comunque mantiene sempre il piede verso la costruttività, verso la crescita. L'ottimismo è il primo elemento di questa voce, di questa espressione. Ci mantiene comunque sempre proattivi, ci mantiene comunque sempre orientati alla soluzione e non al problema, eccetera. E ho scelto questa storia perché la trovo molto pragmatica. E quindi molto adatta, estremamente significativa per l'ottimismo realistico. È la storia di Malala Yousafzai. Nata in Pakistan, in una regione dove alle ragazze era spesso negato il diritto all'istruzione a causa dell'oppressione dei talebani, Malala Yousafzai diventò una voce attiva e influente a favore appunto dell'istruzione delle ragazze. A soli 15 anni, Malala subì un tentativo di assassinio da parte dei talebani, ma questo terribile evento non scalfì la sua risolutezza. Dopo il recupero,
anziché ritirarsi nel timore e nell'odio, ha amplificato il suo attivismo, incarnando un ottimismo indomabile, ma accoppiato però a un acuto senso della realtà. Comprendeva e comprende e affrontava e affronta le difficoltà e i pericoli intrinseci nella lotta per i diritti delle ragazze e delle donne, ma è sempre rimasta ferma nel suo impegno, credendo in un futuro in cui tutte le donne possano avere accesso all'istruzione. La sua storia non è solo un racconto di coraggio e determinazione, è anche una testimonianza di come l'ottimismo, perfino di fronte a realtà durissime e tragiche, possa essere realmente una forza motrice per il vero cambiamento, il cambiamento positivo. Malala non ha solo sperato in un mondo migliore, ha utilizzato la sua speranza come fondamento su cui costruire un progetto e ha influenzato leader mondiali e persone comuni allo stesso modo a condividere la sua lotta per l'istruzione e l'uguaglianza. Tre punti chiave per sviluppare l'ottimismo realistico dalla storia di Malala. Il primo, ovviamente, il coraggio di continuare a sperare, quindi mettere sempre la testa e il cuore al di là dell'ostacolo, guardare il mondo che viene piuttosto il mondo che è, guardare il prossimo mondo ed entrare nel prossimo mondo piuttosto che restare confinati, imprigionati, terrorizzati, come nel caso di Malala, dal mondo che è, senza dimenticare però che questo è il mondo in cui viviamo. Il prossimo mondo è una meta, questo mondo è il mondo in cui viviamo. Quindi tra questo mondo e il prossimo mondo c'è un percorso da fare. Questo percorso dobbiamo considerarlo come parte della nostra vita, come parte del nostro compito, anche se vogliamo, come sorte che ci è toccata in sorte, se vogliamo dire in termini differenti. Ma sta di fatto che per andare da qui a qui, da questo mondo al prossimo mondo, bisogna essere realistici, ma non perdere mai l'ottimismo e soprattutto la visione, lo sguardo nel prossimo mondo. Secondo punto chiave, quello dell'azione consapevole. Non limitarsi a sperare, anche perché, come ben sapete, il vecchio detto dice che chi vive sperando, e il resto aggiungetelo voi, ma bisogna, accettando, cioè riconoscendo e accettando che questa fase è difficile o può essere difficile, impegnarsi nell'azione. Senza l'azione non ci può essere costruzione, naturalmente, né del prossimo mondo né di alcun tipo di miglioramento. Con la consapevolezza che la realtà è questa, realismo, realistico, ma con la certezza che noi possiamo fare la differenza, ottimismo, e che il futuro sarà migliore, ottimismo intenzionale, ecco che dobbiamo prendere il nostro zaino, indossare il nostro zaino e iniziare il nostro lavoro, la nostra azione. Infine, quello che ha insegnato Malala e che costituisce un terzo punto chiave, penso, dell'ottimismo realistico è la resistenza attiva, la capacità di resistere, anzi direi, usiamo questo termine in senso nobile, anche se sapete non lo amo molto, ma semplicemente perché è stato pronunciato nelle intenzioni di governo da parte di una persona che detesto personalmente, cioè non personalmente come persona, ma come proprio figura che rappresenta tutto l'opposto dei valori in cui credo, ovvero Mario Draghi, per non fare nomi, che fece appunto lanciò una prosopopea in merito alla resilienza, facendola diventare appunto un termine assolutamente per me deteriore, ma la resilienza di Malala è indiscutibilmente un grande insegnamento. La resilienza, che vuol dire sia resistenza, ma anche persistenza, vuol dire anche capacità di adattamento, di superamento, capacità di apprendimento e capacità di comprendere appunto il mondo in cui si è, riuscire a navigare all'interno di questo mondo.
Penso che questa parola venga finalmente nobilitata dalla storia di Malala e dall'atteggiamento mentale dell'ottimismo realistico. Con buona pace di Mario Draghi, sempre per non fare nomi. E ispirate da questa storia, tre strategie per sviluppare un atteggiamento mentale orientato all'ottimismo realistico. Prima strategia, l'avete già probabilmente intuita, orientamento sulla soluzione, non sul problema. Il problema c'è, non va negato, ma se noi restiamo centrati sul problema, non potremo mai trovare una soluzione, resteremo sempre imprigionati. Quindi bisogna spostare la mente, l'atteggiamento mentale, sulla soluzione. Sembra non esserci soluzioni, è impossibile. È impossibile. Questo ve lo posso assicurare anche per esperienza. La soluzione c'è sempre, deve essere chiaramente una soluzione che realisticamente sia adatta alle condizioni che abbiamo. Ma quella soluzione ci permetterà di superare, magari non tutto, ma quel pezzettino. Quel pezzettino che poi, grazie a questo superamento, contribuirà a costruire quello che sarà il nostro o successo più duraturo o comunque quello che ci permetterà di superare definitivamente quell'ostacolo, quel problema. Quindi mentalità, atteggiamento mentale orientato alla soluzione, sempre orientato alla soluzione e mai orientato al problema. Mi raccomando, è veramente molto, molto importante. Secondo atteggiamento mentale, seconda strategia pratica, focalizzazione sul positivo, ovviamente, che è legata questa strategia alla precedente. Focalizzazione sul positivo, senza però ovviamente ignorare il negativo. Non rimuovere il negativo. Si può, se vogliamo, rimuoverlo o metterlo fra parentesi, sospendere, costruire quella che Husserl chiamava l'époque, cioè sospendere per il momento il problema per concentrarci unicamente sulla soluzione e restare orientati sulla soluzione, quindi positivamente rispetto al nostro percorso legato al superamento di quel problema. Ma non dobbiamo rimuovere, sarebbe irrealistico. Il problema c'è, ma ha una soluzione. Quindi noi restiamo focalizzati sulla soluzione con un atteggiamento ottimistico. E possiamo approfittare dei blocchi dei nostri atteggiamenti di base, se li abbiamo negativi, per costruire un autodialogo interno. Questa è la terza strategia che vi propongo. Quella che la PNL chiama come l'azione sul metamodello. Noi abbiamo delle credenze, abbiamo delle strutture di pensiero, abbiamo dei sistemi rappresentazionali. Ma questi sistemi rappresentazionali, queste credenze, queste strutture di pensiero che costituiscono il metamodello, cioè la struttura di base all'interno della quale noi poi percepiamo, trattino, comunichiamo e quindi viviamo la realtà, possiamo analizzarla. E come facciamo ad analizzarla? La analizziamo con delle domande. Abbiamo visto la scorsa settimana, peraltro, l'azione socratica del metamodello pionieristica. Era esattamente così, poneva domande Socrate mettendo in evidenza le contraddizioni. Possiamo farlo con noi stessi, detto in termini pratici. Ho un certo tipo di atteggiamento mentale, ho un certo tipo di convinzione. Affermo, per esempio, che non piaccio alle persone, facciamo un esempio generico. Ecco che posso, attraverso il mio autodialogo, andare a decostruire il mio metamodello. Il mio metamodello è quello che mi dice: io non piaccio alle persone, e tutta la mia percezione, comunicazione e esperienza della realtà si baserà intorno a questa metastruttura. Io non posso intervenire, perciò, anzi, strategicamente non vado a intervenire. Posso intervenire, ma l'effetto sarà piuttosto inefficace nella maggior parte dei casi. Posso perciò farlo, ma la soluzione migliore, la strategia migliore è quella di agire non sull'effetto, ma sulla causa, ovvero appunto questa struttura, questa metastruttura, per meglio dire, di credenze. E quindi iniziare a pormi delle domande. Ma in che senso non piaccio
alle persone. Quando ho avuto esperienze in cui non piaccio alle persone? C'è mai stata una volta in cui non sono piaciuto alle persone? O quali sono le volte in cui sono piaciuto alle persone? E così via. Decostruendo, come sentite, il mio modello di pensiero, o meglio dire, metamodello di pensiero, e andando poi a definire attraverso la risoluzione di questa decostruzione, a definire meglio quelle che sono le mie credenze, quelle che sono i miei blocchi, quelle che sono le mie paure, attraverso perciò un'autoindagine molto costruttiva. Questo permette anche e soprattutto in questo nostro contesto di decostruire tutto il pessimismo cronico che a causa anche dei condizionamenti della società tutti noi subiamo.